Ricordate la formula di Taylor per le funzioni di una variabile? Si può scrivere in due modi, sia con il resto di, in forma di Peano che con il resto in forma di Lagrange. Allora, noi avevamo x con 0 appartenente all'interno di un intervallo, per esempio. Allora, f sapevamo che era di classe gk su i. In realtà non serviva, doveva essere derivabile k-1 volte con una k-esima volta nel punto. Allora io sapevo che f di x era uguale alla somma per h che andava da 0 a k di derivata h-esima della f calcolata in x con 0 per x meno x con 0 alla h fratto h fattoriale più o piccolo di x meno x con 0 alla h. Più precisamente la meglio scrivere x meno x con 0 alla h. Ok? Più termini di ordine superiore a h. Se f invece era di classe ck più 1, naturalmente x era un numero all'intervallo, f di x era somma per h che andava da 0 a k derivata a chesima della f calcolata in x con 0 per x meno x con 0 alla fratto h fattoriale più questo resto si poteva scrivere in forma di Lagrange derivata k più unesima della f calcolata in x fratto k più 1 fattoriale per x meno x con 0 alla k più 1, dove x era un opportuno punto compreso tra x con 0 e x, quindi basta scrivere così. Naturalmente se siamo a destra di x con 0, xi è compreso tra x con 0 ed x. Se siamo a sinistra di x con 0, xi è compreso tra x e x con 0. Se scrivo così, scrivo tutti e due i casi in una volta sola. Questa era la formula di Taylor. Ora, non abbiamo abbastanza tempo per farlo adesso, quindi quello che vorremmo dire sulla formula di Taylor in realtà lo diremo mercoledì. Però, prendiamo la formula di Taylor per le funzioni di classe C2 in x con 0. Se la funzione di classe C2 in x con 0, f di x era f x con 0 più f' x con 0 x meno x con 0 più f secondo x con 0 x meno x con 0 quadro mezzi più o piccolo di x meno x con 0 quadro. Questa era quella di ordine 2. Quella di ordine 1 semplicemente qua scrivi, invece scrivo tutta questa roba, scrivo solo o piccolo di x meno x con 0. Allora, per le funzioni più variabili come funziona? Beh, la differenziabilità è la formula di Taylor di ordine 1. Diciamo adesso, invece di stare in un intervallo, siamo in un aperto di array. Supponiamo per un attimo che la funzione sia differenziabile. Io cosa sapevo? Che f di x meno f di x con 0 meno gradiente di f calcolato di x con 0 scala di x meno x con 0, questo fratto norma di x meno x con 0 tendeva a 0. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è o piccolo di norma di x meno x con 0. Questo naturalmente sotto le cose che f sia differenziabile in x con 0. Portando all'altra parte significa f di x uguale
f di x con 0 più gradiente di f x con 0 scalare x meno x con 0 più o piccolo di norma x meno x con 0. Guardate, c'è un'analogia perfetta. Il primo termine è sempre f di x con 0, il secondo termine è la derivata per lo spostamento. Beh, qua è il gradiente scalare lo spostamento, sono vettori, io posso fare il prodotto. E poi quello che avanzava era un'infinitesima di ordine superiore a 1 rispetto a che? A x meno x con 0 in valore assoluto, ma in più variabili il valore assoluto diventa la dello spostamento. Quindi c'è un pezzo, una costante più un vettore scala lo spostamento, vettore costante scala lo spostamento, più qualcosa che è di ordine superiore allo spostamento, almeno per piccoli spostamenti. Questa è la forma, quindi la differenziabilità o la formula di Taylor di ordine 1 è la stessa cosa. E se voglio la formula di Taylor di ordine 2, ovviamente ci voglio delle ipotesi in più, cioè la funzione deve essere per esempio di classe C2. Ma come sarà scritto il pezzo successivo? Beh, il pezzo successivo sarà scritto così. Adesso lo scrivo e basta, non lo sto a dimostrare. Il pezzo successivo sarà scritto così. Diciamo, quindi adesso facciamo f appartiene a C2 di A. Allora f di x come sarà fatta? Sarà f di x con 0 più gradiente di f in x con 0 scalare x meno x con 0 più, adesso ci devo mettere il pezzo quadratico chi è? È un mezzo per l'essiano in x con 0 applicato a x meno x con 0 scalare x meno x con 0. AVV, vi ricordate AXX? Però X non è X, è lo spostamento. A per lo spostamento, applicato allo spostamento, scala lo spostamento. Pezzo quadrato. Quadratico in che? Nello sposta? Meno. E il pezzo che avanza è di ordine superiore al secondo. Va bene? Quindi se la funzione è di classe C con 2 posso scrivere la funzione così vicino a un punto di x con 0. Stavolta avremo la costante, il pezzo lineare, il pezzo quadratico e quello che avanza. Oh, questa formula scritta così non va molto lontano, poi vedremo un altro modo per scriverla per ogni ordine, però un modo che usa una notazione diversa. Perché usa una notazione diversa? Perché qua dovrei ricorrere ai tensori di terzo ordine, quarto ordine, insomma sarebbe un macello. Ok? Qua ho però quelli di primo e secondo ordine, cioè il gradiente che è un vettore e l'essiano che è la matrice essiana. Quindi questo è il pezzo lineare e questo è il pezzo quadrato e poi ci sono i pezzi di ordine superiore. Ora quando è che un punto è stazionario? Quando il gradiente è nullo. In questa formula che significa? Questo pezzo qua non c'è. Allora, a meno di termini trascurabili, la funzione com'è? È un valore costante più un pezzo quadratico. Ma questo pezzo quadratico dipende come è fatto. Se gli autovalori sono tutti positivi, come è fatto? C'è un bel grafico? Un qualcosa che ha il minimo nell'origine vale 0. Quindi, nell'intorno di x con 0, x con 0 sarà un punto di minimo. Questi autovalori sono tutti positivi. Se gli autovalori sono tutti negativi è contrario al punto di massimo. Se gli autovalori sono massimo, sono negativi e positivi, non sarà né massimo né minimo. È chiaro?
questo qua lo riprendiamo la prossima volta. Insomma, da questa formula qui deriva esattamente quello che abbiamo detto prima e da quello che abbiamo visto prima per le matrici del tipo AXX, compresa tra lambda piccola, lambda x quadra, lambda grande, lambda x quadra. E in certi casi è uguale, no? Quindi, per esempio, se ci sta lato vettore relativo a lato valore negativo, questo pezzo qua in certi casi sarà AVV, sarà lambda VV, lambda norma di V al quadrato con lambda negativo, quindi sarà negativo. E qua sarà O piccolo di norma di V al quadrato. Quindi questo pezzo sarà trascurabile rispetto a questo, quindi sicuramente rispetto a f di x con 0 si scende, no? Almeno per spostamenti non troppo grandi, in quella direzione. Viceversa, se altri valori sono positivi, in quelle altre direzioni la funzione sale. Quindi questo però lo ripeteremo. Lo ripeteremo perché l'abbiamo detto un po' all'ultimo, un po' in maniera veloce, vediamo un po'. Sì, sono ancora 7-8 minuti. Ok, va bene? Ora, ripeto, questo lo ripeteremo, però siccome mi avanzano ancora 7-8 minuti voglio incominciare a introdurre la notazione con i multiindici. Allora, cos'è un multiindice? Un multiindice P uguale P1 Pn appartiene a n unito 0 alla n. Scrivo n unito 0 perché diciamo i numeri naturali, ma anche l'origine, ma anche lo 0, perché in genere io li faccio partire da 1. Cioè questi qua sono numeri interi, non negativi. Ok? Allora, perché sono importanti i multiindici? Innanzitutto, chi è il modulo di un multiindice? È semplicemente P1 più Pn, questa è la definizione. Allora, come si fa invece se x appartiene a Rn, come si fa x alla p? Questa è una definizione, quindi non c'è nulla da capire. Questo non è altro che x con 1 alla p1 per x con n alla p. Quindi ogni coordinata la elevo all'indice che è la coordinata corrispondente al multiindice. Va bene? Infine, che cosa si intende come derivata p-esima di f calcolata in un punto x? Si intende la derivata di f fatta più una volta rispetto a x con 1, più due volte rispetto a x con 2, più n volte rispetto a x con n. L'ordine totale di derivazione, devo sommare le componenti del multiindice, quindi fa il modulo del multiindice. Esempio, la derivata 2, 1, 3 di f, ovviamente questa deve essere una funzione di variabili, questa è la derivata sesta di f fatta 3 volte rispetto alla x, una volta rispetto alla y, no scusate, 2 volte rispetto alla x, una volta rispetto alla y, 3 volte rispetto alla z. 2 u 3 calcolata in x. Sesta perché 3 più 1 più 2 fa 6. Ok?
sono semplici definizioni. Oh, qualcuno potrebbe dire, ma oh, attenzione, qua conta l'ordine. Siamo allora ci metteremo sempre nelle ipotesi in cui valga il teorema di Schwarz. Cioè, queste derivate qua le andiamo a considerare per funzioni che siano per esempio di classe C con 6. Se sono di classe C con 6, sicuramente possiamo invertire tutti gli ordini di derivazione e quindi se anche l'avessimo fatto in un altro ordine, la stessa la derivata rispetto alle stesse coordinate alla fine sarebbe uguale. Chiaro? Ok. Perché uso questa cosa? Io adesso non ripeto, mercoledì vediamo, stiamo a preparare il terreno per mercoledì, quindi non è che ci abbiamo tempo di farlo adesso, però se io ho un punto x con 0 qua, qua c'è x e prendo il segmento che congiunge x con 0 a x, f di x, prendo una funzione f che sia di classe ck più 1 di a, dove a contiene sia x con 0 che x, anzi contiene tutta la scheda di centri x con 0 che contiene x. Allora f di x come si potrà scrivere? Si potrà scrivere come somma per modulo del multiindice da 0 fino a k di derivata piesima della f fattorale di x con 0 fratto, ho dimenticato di dire che è pi fattoriale. Pi fattoriale è pi 1 fattoriale per pi n fattoriale. 0 va bene lo stesso perché se vi ricordate 0 fattoriale fa 1. Qua viene x meno x meno x con 0 alla p più, fatemi spostare questo, qua viene somma per modulo p uguale k più 1 derivata piesima di f calcolata in c fratto p1 fattoriale per x meno x con 0 alla scusate, alla p fattoriale oh. Quindi se usiamo questa notazione la formula di questa è una specie di formula di Taylor per funzioni più variabili, assomiglia a quella di una variabile. I conti si fanno sul modulo dei multiindici, qua ci vanno i moduli, diciamo, le derivate fino all'ordine k e qua ci vanno le derivate di ordine k più 1. Qui si mettono le derivate piesime nel senso della definizione di sopra, fratto p fattoriale per x con 0 alla p, e qua si mettono le stesse cose per il semplice fatto che qua di derivate di ordine k più 1 non ce ne sta una ma ce ne stanno tante. Questa è, diciamo, è la formula fino all'ordine k, questo è quello che chiamiamo resto, però diciamo in forma di Lagrange, cioè la derivata k più unesima, diciamo, cioè il pezzo di ordine superiore a k. Ok? Quindi questo sarà il vero analogo della formula di Taylor per le funzioni di una variabile. Dobbiamo ricorrere a tutta questa notazione. Va bene? Ok, questo lo vedremo mercoledì. Boh, penso che basta.